Solo nel corso del tardo XIX e del XX secolo, la parità ha fatto sì che le donne fossero considerate alla pari degli uomini nella società. Soprattutto durante il Medioevo le donne erano spesso oggetto di matrimoni, il cui ruolo principale era quello di generare figli e di occuparsi della casa. A ciò si aggiungeva una generale disparità di trattamento, talvolta alimentata dalle chiese confessionali e riferita al più volte invocato peccato originale di Eva nel giardino dell'Eden. Ma quanto era realmente grave la posizione delle donne nel Medioevo? Che cosa sopportavano e come erano viste? In questo video esaminiamo alcuni esempi che dovrebbero illustrare quanto fosse davvero difficile la situazione per le donne nel Medioevo. Prima di iniziare, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimanete fino alla fine per scoprire una delle storie più scioccanti riguardanti le donne nel Medioevo. La percezione del corpo femminile. Nel Medioevo il corpo di una donna era anche indice della sua personalità. Se aveva un buon profumo ed era ben curata, significava che era una persona di una certa integrità morale. Ma se non era dotata di bellezza, non poteva nemmeno essere una brava persona. Le mestruazioni erano viste come una forma di peccato a sé stante, mentre le donne di classe erano contemporaneamente venerate altrove, come fonte di vita. Ma il problema più grande per molte donne era il dogma delle chiese cristiane confessionali. Le donne erano considerate un pericolo per gli uomini onesti, soprattutto se erano belle e formose. Il loro corpo è stato definito di per sé la spina del peccato. Quindi tutto sommato il corpo femminile era forte e destinato alla nascita di una nuova vita, ma allo stesso tempo era pieno di peccato e un pericolo per gli uomini. È una contraddizione che si trova in molti settori della società del Medioevo. Il velo nel Medioevo. Il dibattito sui copricapi femminili è riemerso negli ultimi anni, soprattutto in relazione al velo e al burka. Il velo era già stato oggetto di un intenso dibattito nel Medioevo. Nel Medioevo per le donne dell'Europa occidentale era perfettamente normale uscire di casa con il capo coperto. Al contrario, chi portava i capelli sciolti veniva subito sospettato di avere una morale discutibile. Anche per le donne sposate era un obbligo tacito coprirsi il capo. La moda era spesso usata per questo, e le cappe insolite erano normali, soprattutto tra le aristocratiche. Quindi non è affatto detto che il dibattito sia del tutto nuovo. In passato, tuttavia, gran parte della questione riguardava l'eventualità che il velo dimostrasse semplicemente l'inferiorità delle donne rispetto agli uomini. Matrimonio precoce. In generale le ragazze e le giovani donne erano principalmente oggetto di commercio. Questo non valeva solo per la nobiltà, dove le relazioni erano di solito destinate a creare un'alleanza tra le case e stretti legami tra i generi. Anche tra la gente comune, i padri cercavano per lo più di allontanare le figlie da casa il più presto possibile, perché secondo l'opinione generale non contribuivano abbastanza al mantenimento della casa ed erano quindi solo una bocca costosa a tavola. Era quindi perfettamente normale che le donne venissero considerate sposabili poco dopo la prima mestruazione, di solito a partire dai 14 anni. I matrimoni si tenevano di solito intorno ai 16 anni, e se una donna non si sposava entro i 18 anni, suscitava il sospetto che ci fosse qualcosa di sbagliato in lei. Per le donne questo significava di solito la fine dei contatti con la famiglia e la creazione di una nuova famiglia a distanza. Com'era la vita delle donne nel Medioevo? Nel Medioevo le donne avevano ruoli specifici nella società. Da un lato erano responsabili del riordino della casa e dall'altro dell'educazione dei figli. Mentre le balie aiutavano nelle zone aristocratiche, per le popolane era necessario svolgere tutti questi compiti accanto al lavoro vero e proprio. In particolare non va sottovalutato il compito di occuparsi della casa. Era normale che una donna svolgesse piccoli lavori e si occupasse del cibo, della spesa e della pulizia, un piccolo parallelo con i tempi moderni. Ma tutto questo avveniva in un contesto in cui non avevano alcun diritto. Erano spesso vittime di abusi domestici, scippi e stupri, e dipendevano totalmente dai loro mariti. Non avevano voce in capitolo nelle decisioni più importanti, e in alcune parti del mondo
non potevano nemmeno pregare con il resto della famiglia. Leggere e scrivere. Alla domanda se le donne sapessero leggere o scrivere, si può rispondere allo stesso modo degli uomini. Dipendeva dallo status. Mentre ai semplici contadini e alla maggior parte dei cittadini era negato l'accesso all'istruzione, per le donne della nobiltà era normale avere un'istruzione corrispondente. Questo era visto soprattutto in termini pratici. Il loro compito era quello di gestire la casa e per questo dovevano essere in grado di leggere e scrivere. L'istruzione era particolarmente importante anche nel monastero e molte donne vi trovavano rifugio. Nel complesso non si trattava tanto di una questione di genere, quanto del ceto in cui si era nati. La posizione delle donne. Anche lo status delle donne nella società presentava differenze talvolta drastiche. In generale, una donna sposata nelle classi più povere era totalmente dipendente dal marito e non era in grado di negoziare i propri contratti o di prendere decisioni da sola. Anche dal punto di vista religioso era soggetta alla volontà del marito. Nella borghesia, invece, le donne potevano talvolta gestire le proprie attività ed essere attive nei mercati, cosa non rara visto che spesso ereditavano le attività dei mariti alla loro morte. Nel caso della nobiltà, le donne regnanti erano del tutto possibili, anche se più che altro nel tardo medioevo, con esempi di spicco come la regina Elisabetta. Nel complesso, tuttavia, la maggior parte delle donne era priva di diritti propri e in completa dipendenza dai mariti, e spesso anche in balia di pene più severe da parte della legge. Le donne non avevano diritti. A parte i rari esempi della borghesia e della nobiltà, era relativamente impossibile per le donne far valere i propri diritti. Questo non era un fenomeno del Medioevo, ma è durato fino alla tarda età moderna, prima che il movimento femminile riuscisse gradualmente a rafforzare i diritti della donna nella società, compreso il diritto di voto. Nel Medioevo invece non esistevano movimenti di questo tipo. Ciò era dovuto non da ultimo al fatto che l'onnipresente chiesa confessionale definiva fortemente il ruolo delle donne e faceva in modo che non fossero percepite come individui, ma soprattutto come un ruolo da ricoprire. Erano considerate madri e mogli, e non un vero e proprio essere umano che doveva decidere del proprio destino. La resistenza all'idea di una donna indipendente e non legata a un uomo è stata evidente fino all'ultimo nella caccia alle streghe nel tardo Medioevo. La tortura dell'acqua. Un buon esempio dei metodi di tortura, a volte inimmaginabili, usati contro le donne ritenute streghe, è la tortura dell'acqua. Si trattava di un precursore del waterboarding, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé per il suo utilizzo contro gli eserciti nemici. Alle donne veniva simulato un annegamento artificiale, anche se gli scritti storici indicano che l'obiettivo non era assolutamente la morte della vittima. Non era raro che le donne venissero spinte sull'orlo della morte per confessare di essere una strega. Con il passare del tempo, gli uomini e la chiesa confessionale svilupparono modi sempre più crudeli per far confessare alle donne di essere semplicemente una strega, che aveva stregato un uomo o rovinato i frutti del campo. Molti dei metodi di tortura usati sulle donne erano molto più raccapriccianti nei loro dettagli rispetto a quelli ideati per gli uomini, per paura delle donne indipendenti. Le controversie. Nel tardo Medioevo si diffuse nella società l'idea del divorzio, alimentata non da ultimo dai re che volevano separarsi dalle loro mogli per risposarsi. Naturalmente, anche in questo caso, le donne non potevano aspettarsi un trattamento equo, e spesso gli uomini potevano ottenere il divorzio solo per la loro volontà. In termini di equità, tuttavia, non c'era paragone con i metodi precedentemente diffusi in alcune parti d'Europa. Per esempio, c'era il duello aperto tra due coniugi, per risolvere le controversie o per divorziare l'uno dall'altro. In questo duello fisico, i due coniugi si attaccavano con le armi e dovevano sopraffare la controparte in uno scontro che, in caso di dubbio, era anche una questione di vita o di morte. Non si sa con certezza fino a che punto questa barbara usanza abbia avuto effettivamente luogo negli anni successivi, ma dovrebbe essere chiaro che le donne in questi duelli non avevano praticamente alcuna possibilità contro i loro uomini, che di solito erano chiaramente più forti fisicamente. Le mogli facevano causa ai mariti. Uno dei pochi modi in cui una donna poteva uscire da un matrimonio era dimostrare che il matrimonio non era mai stato consumato.
In concreto, ciò significava che non c'erano mai stati rapporti sessuali tra le due parti. Questo poteva essere il caso, ad esempio, dell'impotenza maschile, che non era rara nel Medioevo. I coniugi dovevano ricorrere a una procedura presso i tribunali ecclesiastici, in cui la presunta impotenza dell'uomo doveva essere provata o smentita con test ed esami avventurosi. Poiché i test non garantivano alcuna forma di privacy né all'uomo né alla donna, porre fine al matrimonio doveva essere l'ultimo disperato passo. Alla fine, però, si trattava di un modo per sfuggire a un matrimonio che, per una serie di motivi, era insopportabile. I diritti delle donne al giorno d'oggi sono di gran lunga superiori a quelli di tanti anni fa. In parole povere, le donne avevano qualsiasi diritto, al di fuori di quello che il marito desiderava per lei. Nella maggior parte del mondo, il matrimonio non è stato concepito per essere tra due persone che si amano. Piuttosto è stato concepito per essere tra due persone che possono farsi strada economicamente, socialmente o in altro modo. L'idea di amarsi è arrivata solo molti anni dopo. L'aspetto incredibilmente interessante di questo periodo è che la Chiesa confessionale è responsabile di quasi tutte le sofferenze che le donne erano costrette a sopportare. Come si scoprirà, la Chiesa cattolica era in prima linea in questa ideologia. Nella Bibbia si dice alle donne di rimanere in silenzio durante certe assemblee, spesso quando è in corso una cerimonia. Tuttavia sembra che molti leader della Chiesa abbiano estrapolato questa idea dal contesto e l'abbiano applicata a quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. In realtà la Bibbia non ordina mai alle donne di rimanere in silenzio durante le attività quotidiane o di limitarsi a subire qualsiasi cosa l'uomo proponga. Si tratta di un argomento importante da trattare, poiché sembra che molte persone stiano cercando di stravolgere la fede cristiana. In realtà la fede cristiana ha ben poco a che fare con il duro trattamento delle donne. Nel mondo reale, sono stati gli uomini avidi a distorcere gli insegnamenti della Bibbia, per dare loro un significato che non avrebbe mai dovuto avere. Uno degli esempi più evidenti si trova nel libro degli Efesini, in cui si ordina agli uomini di amare le loro mogli. Diversi altri libri parlano di uomini che fanno infiniti sacrifici per mantenere le loro mogli felici e soddisfatte. C'è anche un intero libro scritto su come dovrebbe funzionare un matrimonio sano. Alle donne viene chiesto di rimanere sottomesse ai loro mariti, ma ciò avviene solo nel contesto di un uomo che fa davvero tutto il possibile per rendere felice la moglie. È un comando a doppio senso che spesso viene trascurato. Non è nostra intenzione trasformare la fine di questo video in una lezione sulla Bibbia, ma ci è sembrato un argomento importante da trattare, perché molte persone tendono a incolpare la Chiesa nel suo insieme di costringere le donne a sottomettersi agli uomini contro la loro volontà, quando in realtà questo non è affatto vero. Le Chiese confessionali sono quelle che hanno iniziato a far girare questa idea molto tempo dopo la stesura della Bibbia. Coloro che seguono il sistema di credenze cristiane del primo secolo, come è ordinato nella Bibbia cristiana, non credono a queste false idee. È davvero straziante che per così tanti anni gli uomini abbiano deciso di usare la religione come scusa per giustificare le proprie azioni immorali contro le donne. Per migliaia di anni gli uomini hanno inventato una falsa idea, secondo cui le donne devono essenzialmente inchinarsi agli uomini, mentre questo non è mai stato un comportamento sano. Molte donne sono state cacciate dalle loro case, esiliate dalle loro città e costrette a soffrire in modi incredibili senza alcuna ragione, a parte i piaceri degli uomini. Oggi fortunatamente le cose stanno cambiando e le donne possono trovare molto più rispetto e dignità di quanto non fosse loro concesso molti anni fa. Al giorno d'oggi le donne sono spesso alla guida di aziende multimilionarie, dirigono vari paesi in tutto il mondo e gli Stati Uniti hanno quasi avuto il loro primo presidente donna nel 2016. Si può dire che negli ultimi decenni sono stati fatti molti progressi, ma questo non significa che non ci sia ancora molto lavoro da fare. Sappiamo tutti che gli uomini e donne sono stati creati uguali e sembra che il mondo si stia finalmente svegliando a questa rivelazione. Speriamo che con questo video siamo riusciti a darvi una visione più approfondita delle problematiche delle donne nel Medioevo. Quali altre questioni vi vengono in mente in cui le donne hanno lottato in quel periodo? E quando pensate che sia iniziato il cambiamento nella storia? Vi ringrazio per aver guardato. Cliccate su una delle immagini e guardate un altro emozionante video. Se il video vi è piaciuto, vi preghiamo di lasciarci un pollice in su e per non perdere mai più nuovi video, cliccate su iscriviti e ci rivedremo presto.